Scende in fretta la corda nei confronti di Lowell Nof quando si imbocca la prima curva, si è gettata di galoppo la Serena. I 200 di Legolas Griff se ne vanno in 14 spaccato. Battistrada Legolas Griff con tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Lowell Nof quando si viene a completare la prima curva e i primi 400 metri in 29,4. 29,4 di primo parziale con Legolas Griff che ha tre lunghezze di vantaggio su Lowell Nof. In terza posizione c'è Louvre-Tab, di fuori avanza Lele Griff. Legolas Griff 44,4 per i primi 600 metri di gara. Battistrada nei confronti di Lowell Nof mantiene sempre vantaggio evidente mentre Lele Griff prova a scendere in terza posizione alla corda, mossa che riesce dopo 700 metri. Legolas però è già arrivato agli 800, 29,7 di parziale, 59 e gli 800. Finisce la seconda curva, si va di là con Legolas che ha quattro lunghezze su Lowell Nof, quindi a identico intervallo, anzi di più c'è Lele Griff. Il chilometro del battistrada in 1:13,9, 29,5 dal palo sinometrale opposta, continua ad andarsene via di bella Legolas Griff, ma adesso è avvicinato da Lowell Nof che gli si riporta in scia quando siamo sull'ultima curva, 400 metri dal palo, il parziale in 30, 1:29,1 i tre quarti di miglio con Legolas Griff che ha ancora 1,5 di vantaggio su Lowell Nof, quindi Lele Griff che però non è incisivo nella sua azione e non sembra poter impensierire più di tanto i primi due, anche se in realtà guadagna qualcosa all'ingresso della retta d'arrivo con Lowell Nof che sposta dalla scia di Legolas Griff che ha speso moltissimo per essere dov'è. Legolas Griff è ancora battistrada, ma Lowell Nof la corda, quindi Lele Griff finisce bene anche la bibina. Lowell Nof passa a 100 metri dal palo, è attaccato da Lele Griff, ma Lowell Nof contiene Lele Griff di una testa, con un arrivo lento in 31, 2 minuti e un decimo il tempo totale. Lowell Nof ha sfruttato al meglio il ritmo imposto da Legolas Griff, ha spostato all'ingresso in retta o poco prima dell'ingresso in retta, ha contenuto Lele Griff che aveva faticato sull'ultima curva a recuperare, poi in retta invece si è ingambato ed è finito molto bene ma tardivamente. 1:15,1 a metro il chilometro, la vittoria all'ultimo di San Siro di Lowell Nof di Fabrizio Nogara, che neanche l'allenatore. I colori di Ornella Picchioni, 5:60 la quota totalizzatore, 1:15,1 la metro il chilometro.